Amici della Hit Chart di Radio Luis, oggi pomeriggio siamo in compagnia con Moreno. Ciao Moreno. Ciao a te. Allora, innanzitutto come stai? Bene, bene, sono bello nel frullatore, quindi adesso mi si prospetta un mese bello pieno, quindi sono pronto. Oggi possiamo proprio definirlo un giorno di festa, perché ci troviamo qui alla Discoteca Laziale, perché proprio ieri, il giorno 2 settembre, è uscito il tuo terzo album, ovvero Slogan. Esatto. Ti va di parlarci un po' di questo progetto? Certo, è un progetto a cui sono molto legato, perché penso di aver acquisito una maturità che non avevo, diciamo, come approccio anche in un progetto seguito completamente da me, anche perché il primo album l'avevo fatto all'interno del contesto di amici, il secondo mentre comunque seguivo anche i ragazzi come coach. Questa volta ho avuto la possibilità di organizzarmi bene il lavoro e il progetto è seguito completamente da Big Fish, quindi una sicurezza, è registrato da Marco Zangirola, mi è sempre sotto gli Universal e mi sono anche misurato magari su ritornelli, concetti riflessivi, allo stesso tempo comunque ho mantenuto sempre la mia forma ironica, un linguaggio pulito, immediato. Ma sono molto soddisfatto di questo lavoro, forse proprio come dicevo all'inizio, a livello di maturità è il lavoro che dove Moreno esce fuori anche più scoperto, allo scoperto rispetto ai cd precedenti. Benissimo, e oltre a questo punto Moreno maturo che tu dici, perché appunto è un album riflessivo, molto introspettivo e con un linguaggio diretto che arriva direttamente ai giovani, c'è ancora un po' il Moreno degli esordi? Ma quello ci sarà sempre, comunque, infatti all'interno brani come Anti-Rap e Ping Pong ricordano comunque il mio passato da freestyler o comunque da battagliero, perché comunque è un qualcosa che non perderò mai. Diciamo che adesso la mia missione è un'altra, è quella di fare canzoni. Semmai all'interno della mia carriera, della mia vita, avrei avessi il piacere di tornare indietro al passato, lo seguirei, mi metterei due piedi in una scarpa sola, cioè farei soltanto, diciamo, il rap come lo facevo prima. Adesso preferisco fare le canzoni, penso che il mio campionato adesso sia quello. Certo, hai solo 26 anni ma hai già collaborato con grandissimi artisti della musica, Fiorella Mannoia, Fabri Fibra, J-Ax, Alex Britti, anche nel tuo ultimo album, anche se c'è molto Moreno, c'è anche una collaborazione con Deborah Jurato, con il singolo Lasciami Andare. Sì. Cosa ne pensi proprio della collaborazione artistica e se c'è qualche altro artista con cui vorresti collaborare? Ma diciamo che anche il pezzo con Debbie non era preventivato, infatti volevo fare un CD senza featuring, però diciamo che qua ero anche trasportato un po' comunque dal cuore, perché comunque la sua vittoria di amici è anche un po' la mia vittoria come coach, quindi volevo sigillare questo bel ricordo con quello che facciamo entrambi, o meglio la musica, per poterla portare all'interno di un progetto per me molto importante. E niente, quindi ho pensato che era un peccato mantenerlo fuori questo pezzo dall'album, e ho preferito metterlo all'interno, proprio perché in precedenza ho fatto tante collaborazioni con diversi artisti, preferivo fare un CD magari dove ce n'erano di meno, anche perché è dispendioso anche a volte a livello di tempo recuperare le strofe, montare il tutto, quando invece è più facile organizzarsi il lavoro da sé, chi fa da sé per forza. Però comunque sono felicissimo e onorato delle collaborazioni che mi portano il mio bagaglio. Proprio oggi ho visto che il pezzo con Fiorella Mannoia ha raggiunto 3 milioni di visualizzazioni, singolo d'oro, e tutti gli altri, comunque, anche se non hanno la certificazione di oro o di platino, sono tutti i singoli che porto con me nel cuore, da Fabri Fibra, Clementino, Alex Britt, Antonio Maggio, Annalisa Scarrone. Più ne ha più ne metta, e anzi J-Ax ringrazio tutti, però adesso era il momento comunque di far vedere anche di che pasta ero fatto. Il singolo Slogan è un inno contro il pregiudizio sui talent show. Ricordiamo che tu hai partecipato ad Amici come allievo e anche come coach. Vi fareste entrambi l'esperienza?
Ma le ho fatte, rifarle non... Magari non come allievo, però come coach. Come ballerino a questo punto, perché no? Dopo aver fatto coach e concorrente di canto, potrei fare un ballerino, chiedere a Maria se vuole andare in ferie per darmi un pochino di spazio come presentatore. No, non lo so, diciamo che forse la domanda che mi pongo io a volte è come sarebbe stato invece se non avessi fatto nessuno dei due, visto che questi possiamo dire che l'ho fatti e sono andati il massimo risultato che potevo ottenere, che potessi ottenere, quindi però ritengo anche per dare un bel messaggio secondo me ai ragazzi che lavorano nella musica o comunque nel loro campo, che io ritengo che anche se non avessi fatto un talent così importante a livello anche di bacino che mi ha fatto entrare nella casa della gente, comunque avrei lo stesso lavorato di musica, perché comunque una volta uscito da MTV Spit avevo deciso, proprio lasciando il lavoro da parrucchiere con un contratto fisso che ai giorni d'oggi è un miracolo avercelo, che avrei fatto quello nella vita. Quindi penso che poi chi la dura la vince, poi il percorso mentre lo segui non ti puoi aspettare tutto quello che può succedere. Nel mio caso è spuntata la televisione, che non me lo sarei mai aspettato. Un'ultima domanda, certo. Te lo dico con uno slogan: perché Sanremo è Sanremo? C'è la possibilità di rivederti nel palco dell'Ariston? Ma quello è un altro bel passaggio della mia vita dove sono già stato. Diciamo che per un ligure è sempre prestigioso, prima di andarci come concorrente lo guardavo da casa con la mia famiglia. Vediamo se dopo tutta questa scrittura, dopo questo anno di scrittura, riesco ad avere nel cassetto ancora qualche bombetta da sparare, da fare sentire alla commissione o a chi ci sarà a giudicare quest'anno. Penso la stessa truppa che c'era negli anni passati, perché no, spero di arrivare preparato, come si diceva una volta a scuola, e non farmi trovare cogliere alla sprovvista. Quindi perché Moreno a Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, poi già la rima ci sta, quindi viene facile. Vediamo. Allora, grazie mille Moreno per essere stato con noi, noi ti facciamo tantissimi in bocca al lupo e magari ti aspettiamo anche nei nostri studi a Radio Luis. Perché no? Se magari se ci fai un salutino ai nostri ascoltatori della iChart Radio Luis. Certo, saluto tutti gli amici di Radio Luis, da Moreno, vi verrò a trovare anche in studio di persona, così ci salutiamo. Ciao, a presto, addio. Grazie mille. Grazie, ci faccio una foto.